amici di Teleluna, un cordiale saluto, buonasera, bentrovati al consueto appuntamento con Sentieri Azzurri. Pensavamo nella vita di aver visto tutto del calcio e anche di più con Diego, con tante magie, e invece nasce, o meglio starebbe nascendo, una Superlega che sta mettendo in crisi l'intero mondo del calcio. Ne parleremo stasera con un parterre de Rouen, a partire dal collega del mattino, Pino Taormina. Ciao Pino. Buonasera a tutti, buonasera, ciao Angelo. Ciao, è con grande piacere che abbiamo nei nostri studi la collega giornalista Nunzia Marciano. Ciao Nunzia. Grazie per l'invito, buonasera a tutti. E buonasera anche alla Gazzetta dello Sport, rappresentata qui degnamente da Maurizio Nicita. Ciao Maurizio. Buonasera a tutti. Ma l'ospite d'onore stasera sicuramente non è spesso nelle televisioni, anzi l'abbiamo rubato al suo lavoro, al grande Gambrinus di Piazza Trieste e Trento, con noi Antonio Sergio. Ciao Antonio. Buonasera, grazie dell'invito. Ecco, reparto tecnico e tattico affidato a Marco Giordano. Ciao Marco. Buonasera Angelo, buonasera alle telespettatrici e telespettatori di TV Luna. Eccoci qua e andiamo adesso a casa di un tifoso del Napoli, anche se in questo momento è un po' in ansia per il suo Benevento che deve assolutamente salvarsi, l'onorevole Clemente Mastella. Buonasera Mastella. Buonasera a voi, buonasera, sì è così, è così. Ecco, siamo in ansia per il calcio, siamo in ansia per il Benevento e siamo in ansia per il Napoli. La nostra vita è un'ansia, Mastella, continua. Ma no, voglio dire, tra l'altro devo dire la cosa che bisognerebbe fare da subito, a parte l'UEFA, di recidere ogni tipo di ponte con questa manovra pregiudicata che è stata fatta e considerava un tempo plutocratica. Ecco. Nel senso che, ma tutto sommato, cioè io la detesto questa situazione che si va verificando, però devo dire, dal punto di vista mio personale, se queste tre squadre che hanno scelto, squadra tutta del nord, si fa di bene, dal centro-sud non c'è nessuna, se queste tre squadre cessi di fare il campionato, non avrei il patè d'animo domani sera giocando Genoa-Benevento, perché saremmo salvi a prescindere. Certo. Quindi, allora, ne parleremo nello specifico adesso. Ci andiamo, ma non prima di aver salutato l'uomo che vorremmo sempre avere tra noi, ma è sempre ad Agero, impegnato nel ruolo di sindaco, Luca Mascolo. Buonasera, sindaco. Buonasera Angelo, buonasera a tutti i telespettatori, è un piacere stare con voi, spero prossimamente di venire in studio, saluto in particolare l'onorevole Mastella, mio caro amico, e Antonio Sergio che stasera da agerolese esportato a Napoli o da napoletano importato ad Agero vedo con piacere in studio. Certo che sì. E cambiano l'affetto a Luca. Ecco, ricambiano i saluti, perfetto. Buttiamoci subito nella mischia, perché indubbiamente questa notizia di questa Superlega ha sconquassato l'intero mondo del calcio. Per le ultimissime, però, do la linea a Marco Giordano. Marco. Perché sta succedendo l'imponderabile? Nasce la Superlega domenica notte, anzi tra sabato e domenica, tutti un po' febbrilmente cercano di carpire notizie, 12 club, 6 inglesi, 3 italiane, 3 spagnole si mettono assieme per fondare quella che deve essere la nuova Champions voluta da un gruppo di imprenditori privati che puntano a massimizzare i ricavi, accade che le proteste di piazza, che le rivolte dei tifosi, che le proteste dei governi stanno facendo fare immediatamente marcia indietro. Il Chelsea si è ufficialmente sfilato dalla Superlega, altri 4 club inglesi stanno seguendo l'esempio del Chelsea e Laporte, presidente del Barcellona, ha appena detto Superlega, beh, decidono i soci. In questo momento il fronte capeggiato da Agnelli e Perez è sempre più isolato. Bene, noi abbiamo preparato una grafica, se la mettete alle mie spalle o la mandate a schermo pieno, Superlega o Supertruffa, Maurizio Nicita, Pino Taormina, Gazzetta di Mattino, parto da Maurizio, è un momento difficile del calcio o è un momento secondo te di svolta? Ma è un momento difficile per il mondo, cioè c'è un mondo fermo, quindi sicuramente il calcio e tutto quello che è qualsiasi tipo di industria sta soffrendo in questo momento per la pandemia da un anno a questa parte, però qui siamo di fronte, permettetemi in termini un po' forte, visto che si parla di club scissionisti e gli scissionisti qua hanno un'accezione particolare, a me sembra una lotta fra cosche, non fra buoni e cattivi, perché se i buoni fossero quelli della UEFA stiamo messi abbastanza male,
cioè quelli della UEFA che dovrebbero essere i controllori, cioè quelli del fair play finanziario che hanno consentito per esempio a questi 12 club di accumulare più di 6 miliardi, miliardi di euro di debiti. Allora, questa è una lotta fra cosche per accaparrarsi la torta grossa del potere, e come tale va analizzata, in cui qualcuno sta aspettando di capire che succede fra questi e il presidente De Laurentiis, per evitare anche, in questa metafora se mi consentite, il fuoco amico che ci può essere, questa sorta di sparatorie e di regolamento dei conti. Credo che la cosa più logica sarà che appena si calmeranno le acque si siederanno tutti attorno a un tavolo e vedranno di trovare una forma d'accordo, ma sempre cosche sono. Pino. No, leggevo il titolo che avete voluto mettere su questa diapositiva, o super fuffa vorrei dire, nel senso che hanno iniziato questi preparativi credo da 4-5 anni, hanno iniziato a parlare del progetto della Superlega, hanno depositato il logo, hanno incominciato un regolamento, sono usciti fuori anche le cifre che verranno distribuite tra le partecipanti, tra quelle che hanno dato vita alla Superlega, a quelle che entreranno, a quelle che avranno delle partecipazioni saltuarie. Hanno fatto tutto e poi dopo un giorno chi ha firmato l'accordo può già uscire senza che siano stati previsti dei vincoli o dei legami che non dessero la possibilità ai club di uscire a questa velocità. Diceva Marco del Chelsea che già si è sfilato, come se il Barcellona da tempo non sapesse di dover fare i conti con i propri soci, o lo stesso Florentino Perez. Cioè mi sembra un'organizzazione apparentemente un po' così, un po' approssimativa questa di questi 12 della Superlega. Resto imbarazzato dalla facilità con cui loro hanno sottovalutato quello che stava per succedere. Non vorrei che tutti questi grandi manager, ma poi Maurizio e anche tu Angelo avete già parlato di che manager parliamo, cioè di che cosa, di che club stiamo parlando dal punto di vista finanziario, economico e patrimoniale, non abbiano previsto anche la reazione di massa da parte della gente. Cioè, si presentano come qualcosa o qualcuno che vuole preparare un nuovo progetto nel nome del calcio per il bene proprio di questo mondo, ma non hanno fatto i conti con i tifosi, che questo progetto assolutamente non lo hanno voluto, perché quello che ho visto e ho letto è successo nelle ultime ore, dal momento in cui è stato reso noto che poteva nascere questa nuova coppa parallela alle vecchie coppe, è qualcosa di impressionante. C'è stata una sommossa autentica da parte della gente. Ecco, a proposito di questa sommossa, Annunzia, in Inghilterra già ci sono state delle reazioni importanti, in Italia ancora no, eppure sono tre club importanti che hanno milioni di tifosi. Beh, io penso che se già questa Superlega ha avuto un merito è stato quello che per almeno un giorno hanno smesso tutti di essere virologi e di essere in qualche modo statisti delle riaperture e almeno si sono ridedicati al calcio. I tifosi italiani sono tifosi appunto particolari, però come dicevamo anche prima, qui parliamo di squadre essenzialmente del nord, squadre che hanno deciso questa specie di accordo che poi abbiamo visto, appunto io sono d'accordo con Pino, quanto c'è dietro? A me sembra davvero una nube di fumo, e soprattutto se si pensa che non è una cosa che ovviamente nasce ieri, non sono 24 ore che questi club lo sanno, appena si è, come se si fosse lanciata questa bomba, è un momento in cui si è capito che questa bomba poteva scoppiare tra le mani e quindi dove i tifosi hanno avuto un ruolo diverso, si è avuto un peso diverso e dunque anche una reazione così particolare, ecco che già tre o quattro dei grandi club si tirano fuori, e quindi a questo punto io non direi neanche che il peso dei tifosi italiani possa o non possa in qualche modo incidere, perché a questo punto se abbiamo visto che i grandi club stranieri sono già fuori, io mi immagino appunto le squadre Inter, Milan e Juventus con i loro tifosi, e immagino che in realtà la Roma addirittura ha fatto un comunicato, quindi la Roma ha preso una posizione e ha parlato dei tifosi, ha detto proprio i nostri tifosi meritano di più, meritano di meglio e noi continueremo a giocare per loro. Marco mi chiede la linea, voglio sapere. Perché tanti, due ultime ore, Angelo, stiamo veramente monitorando. Daccele sempre, Marco. Secondo dopo secondo la situazione. La prima, il presidente del Manchester United, Ed Woodward, a seguito delle polemiche si è dimesso dalla carica di presidente del Manchester United. Stiamo parlando di uno dei club che fattura di più al mondo. La seconda, il Barcellona ha convocato urgentemente una riunione della Superlega che si terrà questa sera tra i 12 club fondatori, e già circola una notizia, ipotesi fondata.
data di scioglimento della Superlega dopo due giorni di vita. Ma Stella, uno sconquasso che arriva come uno tsunami. Posso fare la domanda al sindaco poi? Sì, ma Stella, prego. Ah, volete fare una domanda oppure rispondo? No. Sì, sindaco, una domanda a volo, perché io ieri ci ho fatto un tweet un po' divertendomi, ma purtroppo c'è un fondo di verità. È tutta colpa del Benevento. Se non avesse vinto a Torino con la Juventus e messo a rischio 100 milioni, scusate, di introiti per la prossima stagione, forse la Juventus ci avrebbe pensato un po' prima di fare un progetto del genere. Cioè, dove non arrivano sportivamente, provano a risolversi a tavolino le cose. Posso rispondere? È una novità questa? No. Riguardo alla Juventus mi pare che sia una novità. Arrivano in tutti i modi, purché possono arrivare. No, devo dire, guardi, oggi ho ascoltato delle parole molto intelligenti da parte di De Zerbi, che voi sapete è stato anche allenatore al Benevento, che è una persona di notevole talento calcistico, e si è visto, purtroppo ci ha portato 15 giorni fa, che ha detto è la stessa cosa nella valutazione sul piano calcistico di come il figlio del contadino non potrà mai diventare medico oppure eventualmente professore. Cioè l'ascensore sociale in questo caso non si applicherebbe più per quanto riguarda la possibilità che una squadra come il Benevento possa vincere a Torino. La bellezza del calcio è anche questo, c'è una forma di estetica particolare, anche di etica se vuole, cioè, non è solamente la contrapposizione tra le squadre più forti, anche la squadra più debole può avere il suo momento già di esaltazione. Poi tra l'altro da quello che vedi in Italia ci sarebbe più derby, tranne quello tra Milan e Inter, fine dei derby, cioè finirebbe quella forma di fantasia, diciamo, a livello del calcio, e francamente vedo sminuita da queste considerazioni tipicamente di natura economica. Certo. Ora ti può dire, fino a quando il presidente della Juventus fossi io, penso qualche problema economico ce l'avrei. Ma insomma, essendo uno della casata Agnelli, essendo la Fiat che interviene direttamente in questo, francamente, insomma, potrebbe anche, per quello che ha avuto la Fiat in Italia, potrebbero anche, come dire, avere un'intenzione più benevola rispetto al calcio italiano. Perché vede, il fatto che Draghi sia intervenuto, e non soltanto Draghi ma anche i leaders europei, i capi di governo o presidenti come Macron e come Johnson in Gran Bretagna, solo a Spagna non ho visto invece parlare il suo leader spagnolo, il premier spagnolo non ha parlato, però qual è la cosa, diciamo, che secondo me inficia tutto? Mentre c'è la Federcalcio, e quello che la Federcalcio ha lo distribuisce anche agli altri, i campetti, i periferie o quanto altro. Questi invece si fotterebbero di soldi tutto per loro. Non gli frega nulla del, diciamo, del ragazzino di Agerola o di Ceppalone o di Benevento. Cioè, proprio fuori da ogni logica. E questo non è più il calcio come tale. Si dirà, ma voi non vi siete resi conto che il calcio è cambiato negli ultimi anni, vedete gli sprechi che si fanno rispetto a giocatori neppure di grande talento, quanto si dà. È vero, Maradona non ha mai guadagnato quello che qualche blocco ha guadagnato più di Maradona, questo indubbiamente è così. Però devo dire, arrivare a superare la soglia, ogni limite, francamente, per una cosa che è un poco troppo. Avviene un momento in cui la gente, diciamo, fa davvero a cazzotti con la vita, nel senso che tira avanti tra grandi diseconomie, tra una serie di difficoltà enormi, vedete quello che chiedono ristoratori, quando questi arrivano e in nome dei soldi, in nome dei soldi, non di un'etica partita, in nome dei soldi realizzano, tendono a realizzare questo tipo di Superlega, via. È una superfottitura. È veramente, veramente incredibile, come dice lei. Volevo una battuta anche da parte tua. Io penso che l'avidità di questi signori qua sullo schermo ha topato, perché è vero che il calcio è ritenuto anche business, quindi è visto come tale, ma loro non hanno tenuto conto dell'affetto delle persone, dell'amore per la squadra. Noi nel nostro DNA abbiamo il calcio. Ogni bambino, se tu gli dai un pallone in mano a un bambino di un anno, sei mesi, la prima cosa che fai è dare un calcio. Quindi, sembra tutto essere messo tutto, da parte. Sì, tutto è messo da parte. Mascolo, hanno azzerato gli affetti. Sì, vado un attimo da Mascolo, però aspetta un attimo, però, sindaco, perché ci sono altre notizie. Marco. Allora, sta girando una voce, alcuni media inglesi lo stanno postando con forza, che
ci sarebbe una catena di dimissioni, ci sarebbe stato anche Andrea Agnelli, abbiamo appena verificato con la Juventus, al momento ci hanno precisato, la notizia è seccamente smentita, quindi se vedete girare in giro la notizia che Andrea Agnelli si sarebbe dimesso, al momento dalla Juventus ci dicono che è seccamente smentita. Bene, continua ad aggiornarci Marco, andiamo dal sindaco Mascolo, che è anche lui un appassionato di calcio e resta credo attonito rispetto a questi scenari che si stanno aprendo. Ma hai detto bene, io resto attonito perché più di noi ha in testa, nel cuore, un'idea romantica del calcio che appartiene alla nostra età adolescenziale, a quando eravamo bambini, a quando correvamo anche noi appresso a qualunque palla ci passava al tiro, e a qualunque pallone ci passava al tiro. Oggi io dico che questa situazione è una situazione che punta ad importare in Europa un modello americano, che è il modello classico del business che deve essere esasperato ai massimi livelli. Questo collide pesantemente con l'idea romantica del calcio che hanno i tifosi, ma devo dire che non collide con quella che era la struttura del calcio attuale, perché lo diceva all'inizio Maurizio, che saluto e ringrazio. Oggettivamente la UEFA, la FIFA non è che sono opere pie, anzi tutt'altro. Se le supercoppe si vanno a giocare in Cina, in Africa, se gli orari delle partite sono spezzettati in orari impossibili, se l'accavallamento degli impegni delle squadre diventa sempre più asfissiante, tutto questo è frutto di una rincorsa ad alzare sempre più l'asticella economica del business calcio, che ha portato a una serie di meccanismi perversi. Che ne so, per quanto mi riguarda, quotare in borsa una società sportiva è la negazione stessa della passione sportiva, perché in quotandola in borsa non è più una società di calcio, ma è un'azienda, certo, che deve produrre necessariamente, certo, certo, utile, sì, e producendo utili fanno tutte queste operazioni, anche le plusvalenze dei giocatori, trovare i giocatori a parametri zero e rivenderli a costi esorbitanti, oppure vendere a costi esorbitanti brocchi, certo, tutte, certo, queste cose c'erano già prima. Bene. Allora io spero che questa sia un'occasione catartica per il sistema calcio, per provare a riflettere come può tornare il calcio romantico. Bene. Il calcio della, sì, passione, il calcio dei tifosi. Ricordiamoci che la Juve ha aumentato del 17% i valori in borsa, quindi secondo solo questa idea di questa Superlega. Ma adesso scenderanno. Non è tutt'oro quello che luccica. Cioè sono... Allora, Maurizio, ricomposizione di borsa. Stamattina voi della Gazzetta avete preparato uno specchietto, per quanto grafica riguarda i club indebitati. Se lo possiamo vedere questa grafica, e così ce la commenti in 40-50 secondi. Sì, c'è poco da commentare, basta fare le somme e i 12 club alla fine fanno circa 6 miliardi di debiti. Questi sono gli indebitamenti. Indebitamenti. E qua mi sembra gente disperata, cioè gente, voi avete fotografato gente che ha tutte vissuto, le società che dovrebbero far, sì, parte di questa... gente che ha vissuto sempre oltre le proprie posizioni, e ripeto, questo è stato consentito dall'UEFA con un fair play finanziario fasullo, e devo dire da questo punto di vista bisogna rivalutare molto De Laurentiis per come ha gestito, ecco, il Napoli da questo punto. Poi un'altra curiosità: di questi 12 club, due almeno di sicuro non parteciperebbero alla prossima Champions, perché sono sei inglesi, al massimo ne vanno quattro, quindi al di là di chi sta bene messo in classifica o peggio. Una delle italiane rischia pure, diciamo delle tre, almeno statisticamente. E poi c'è un altro particolare: tutte queste società rappresentanti, ognuna capitali importanti, tutte hanno il proprio stadio, tranne le famose milanesi, quelli che ci vogliono sempre insegnare tutto, che hanno uno stadio su cui litigano da anni se buttarlo giù, rifarlo nuovo, farne un altro, eccetera, ancora non hanno deciso, quindi avrebbero in questa ipotesi loro mezzo stadio a testa per una Superlega. Nunzia, invece tutti si chiedono il Napoli che cosa fa, partecipa, non partecipa, strizza l'occhiolino. De Laurentiis, secondo il Corriere dello Sport stamattina,
avrebbe incontrato in nottata alcuni emissari americani. Assolutamente, però, della però, si sta twittato. Ecco, però guardiamo il tweet. Vivo, ecco, guardiamo il tweet, vivo, e commentiamo insieme a te. Ecco il tweet di De Laurentiis, che è molto esplicito. Adesso lo vediamo. Eccolo qua. GPK, la scorsa notte dormivo. Eh sì, perché c'era anche il fuso orario, appunto. De Laurentiis ha twittato, tra l'altro, nel pomeriggio. E quindi, come vediamo, alle 3 del pomeriggio aveva già smentito queste voci dicendo io dormivo. Ma tra l'altro De Laurentiis, come dicevi tu, appunto, è, al di là dell'essere il presidente del Napoli, è un imprenditore, quindi lui sa benissimo muoversi in questo momento, sa benissimo muoversi con la squadra del Napoli e cercare di capire come va l'onda. Immagina se De Laurentiis in questo momento si fosse sbilanciato e poi arrivavamo alle 9 di sera a vedere che questa appunto nube, a questo punto dobbiamo capire quanto ci fosse di solito dietro, si va sgretolando, quindi anche De Laurentiis avrebbe rischiato. Ovviamente ha fatto bene a stare zitto, ha fatto bene a smentire, perché poi addirittura la JP Morgan, che appunto è quella che appunto finanzia, che in qualche modo promuove tutto questo, hanno detto che addirittura avevano avuto un contatto e lui, alla sua maniera, GPK, io dormivo. Beh, quindi ovviamente si è tirato fuori. L'ha riportato Zazzaroli su quello sport, per la verità, dobbiamo dire, ma avrà avuto le sue fonti, credo. Pino, com'è la situazione realmente a Napoli? No, GP chi, nel senso, sa benissimo De Laurentiis chi è GP Morgan, perché non è che cade dalle... Non lo so, De Laurentiis è a conoscenza da tempo del progetto della Superlega, è chiaro che è stato prudente. Secondo me è evidente che è rimasto escluso dalla parte iniziale, anche lui sorpreso, come tutto il mondo del calcio, come i vertici della UEFA, della FIFA, della Federcalcio, di tutti, dall'accelerazione che hanno avuto i 12 club. Lui è rimasto sicuramente fuori, il Napoli è rimasto fuori dalla parte iniziale del progetto. È in silenzio perché chiaramente da una parte c'è la perplessità legittima, ha fatto bene perché ha compreso quello che stava succedendo, dall'altra parte c'è evidente l'interesse ad poter rientrare eventualmente, se il progetto fosse andato avanti, in quelle 5 partecipanti wild card che davano la possibilità ogni 5 anni di poter prendere parte ad una competizione. Se uno fa due calcoli, avendo visto quanto percepisce una squadra per partecipare, ovvero soltanto per prendere il via, prenderebbe 300 milioni di euro ogni anno, soltanto per prendere parte come invito. O vince o non vince. No, come invito, noi parliamo, non parliamo delle 12 partecipanti che hanno cifre superiori, parliamo delle 5 per arrivare a 20 che avrebbero 12 più altre 3 fondatrici. Secondo il progetto della Super League dovrebbero entrare 5 a rotazione ogni anno. Queste 5 prendono 300 milioni per partecipare. Ora vediamo le cifre. Se vinci una Champions ne prendi 110, 100. Se arrivi agli ottavi, il Napoli ne prende 80. Moltiplica per 5, non arrivi a malapena alla cifra che prendi con una sola partecipazione. Quindi dal punto di vista economico è qualcosa che fai fatica a criticare, perché il silenzio degli altri club è un silenzio logico e legato al fatto che se questo progetto fosse andato in porto era difficile, certo, poter mettersi contro. Però lui, il sindaco Massella, ha parlato di De Zerbi. Ad esempio ha detto un'altra cosa ancora più bella, che lui non avrebbe neanche affrontato il Milan domani se doveva prendere lui la decisione. Non avrebbe fatto scendere in campo il Sassuolo, sindaco. Adesso sentiamo Massella sulla replica, però voglio sentire Maurizio, che voglio dire un flash. Sì, il discorso è che comunque anche gli altri, anche chi sta zitto, perché in questo momento ora l'ondata sta finendo contro la Super League, eccetera. Però, cioè, non dimentichiamo, io applaudo sempre De Laurentiis per la capacità di tenere i conti in regola rispetto al 90% dei club italiani. Però De Laurentiis fu quello che l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo bene, al New York Times dichiarò che ci fa il Frosinone in Serie A. Ricordiamo che Lotito, 2 anni fa, intercettato in una telefonata che diventò uno scandalo incredibile, parlava contro Frosinone Spalla dicendo ma in Serie A questi non possono stare, eccetera. La pensano tutti così, per questo quando dico poi alla fine è inutile che ci illudiamo che salta questa cosa e torna il calcio romantico. Il calcio purtroppo, perché non è che lo condivido, ha preso tutt'altra direzione, ecco, e non esistono controllori, perché i controllori sono collusi con i controllati, non esistono controllori in grado di ristabilire le regole. Perché De Laurentiis oltre non può andare? De Laurentiis negli ultimi 2 mesi è stato a fianco ad Agnelli e a Marotta per boicottare l'ingresso dei fondi, e abbiamo capito perché la Juventus li voleva boicottare e il Napoli aveva altri interessi. Era contro per i diritti televisivi, c'era l'alleanza per DAZN.
DAZN Team, la lettera contro Dalpino, insomma leato in tutto, e poi sabato gli piomba allora, addosso. Vorrei sentire la risposta flash di Mastella a Pino Taormina e poi voglio mandare l'ultimo servizio prima della pubblicità. Prego Mastella. No, condivido le cose che dice Pino. L'unica cosa è stare attenti. Cioè uno magari pensa, ma la Roma, non essendo entrata perché non è stata invitata, è contro perché non è stata invitata o perché... Cioè pigliamo atto che è fuori dalla Superliga. Cioè nel senso la cosa anche un po' singolare è quella per la quale ci sono 6 inglesi, 3 italiane, 3 spagnole... E devo dire invece, ancora una volta, la Germania dà lezioni. Cioè sì. La Germania con il Bayern, che è la squadra che ha, come dire, finanziariamente la maggiore oculatezza, come tipico un po' dei tedeschi, beh, la Germania tra il Bayern ha detto no, cioè con molta decisione. Certo. E mi pare che anche l'allenatore Liverpool, che è tedesco, non è che sia molto molto entusiasta. Ha detto che si sarebbe dimesso addirittura. Voglio dire... Questo crea oggettivamente grandi problemi, insomma, cioè non sempre insomma le cose riescono quanto immagini un tipo di percorso che possa essere un percorso che, come dire, avvantaggia te e finisce per non realizzare condizioni rispetto a questo vantaggio di reazione da parte degli altri. Certo, certo. Allora, ma se la... Che dire, insomma, che forse l'UEFA dovrebbe fare qualcosa in più, insomma, ecco, non, questo probabilmente, insomma, credo che sia un po' una crisi anche dell'UEFA, perché è vero che oggi, ma innanzitutto è un po' tardi, il favore finanziario, come avete detto, non è stato mai legato a quello che è l'applicazione, quindi la topografia ideale a quella reale. Insomma, qualche responsabilità oggettivamente ce l'ha anche l'UEFA. Insomma, c'è un po' di confusione. Mastella, allora, perdonami. Scusami, volevo dire che Clemente, la UEFA ha sicuramente più di una responsabilità come la FIFA. Ci sono manifestazioni come l'Europa League, come questa Conference Cup che incomincia il prossimo anno. La FIFA porterà i mondiali in Qatar da disputare a dicembre. Hanno creato una manifestazione per nazionali, che è la Nation League, che non importa a nessuno. Ma prima o poi una reazione da parte di chi il giocattolo lo tiene in mano, oppure se lo dovevano aspettare, perché giustamente Maurizio dice non ci sono né buoni né cattivi. Ed è assolutamente vero. Però qua non è che ci troviamo di fronte ad un gruppo di... Ci sono solo persone che magari cattivi, non sono così interessati ai tifosi. Allora Pino, scusami, perché siamo in un filmato importante, perché noi ci chiediamo perché una banca americana finanzia tutta questa operazione con dei club che sono in difficoltà economica. Perché li finanzia? Oggi Marco Giordano ha incontrato uno che di banche se ne intende, ed è Amedeo Manzo, e lo abbiamo sentito. Ascoltiamo. L'operazione Superlega è possibile perché finanziata da una grande banca come JP Morgan. Presidente, spieghiamo che cos'è JP Morgan e perché sta finanziando l'operazione Superlega. JP Morgan è una banca internazionale che naturalmente non di tipo commerciale, non di tipo tradizionale, quindi interviene nella cartolarizzazione dei crediti, in altre attività di carattere straordinario. In questo caso ha pensato di finanziare questa operazione attraverso l'acquisto di crediti che naturalmente vengono negoziati a delle percentuali al momento, almeno a noi, non ancora note, per sviluppare la sua redditività. È quel modello purtroppo che spesso noi combattiamo, quella della finanza per la finanza e non della finanza per lo sviluppo. Quindi vengono investiti miliardi di euro per comprare in quota parte, quindi in una percentuale ridotta, dei crediti che poi verranno cartolarizzati e rivenduti. Questo purtroppo significa mettere nelle mani di pochi gestori il futuro di tantissimi e tantissimi lavoratori. Quindi possiamo dire che JP Morgan sta comprando il futuro del calcio mondiale? In pratica se l'è comprato, non sappiamo con quali esiti, non sappiamo con quali negoziazioni. Sicuramente non è una cosa bella mettere nelle mani di pochi il futuro di tanti. Bene, fin qui era il nostro Amedeo Manzo, che domani sera sarà sui nostri schermi. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, poi ritorniamo e rubiamo ancora una decina di minuti a Mastella per sentire ancora le sue impressioni. Lì la pubblicità. Bene, rieccoci nuovamente collegati qui con lo studio A di TV Luna e avremo sicuramente un momento magico. Mastella, lei le piace sempre la musica napoletana? Sì, come no. Ecco, stasera le presento
lo conoscerà senz'altro, Mario Maglione. Buonasera Mario. Buonasera, buonasera, buonasera Danilo, buonasera. Ecco, benissimo. Chi è Mario Maglione? È il più grande rappresentante della canzone napoletana odierna. Attualmente. Lui veniva spesso anche ad Airola, veniva a suonare e cantare. Airola? Sì, non solo, anche a Ceppaloni, anche tantissimi amici. Tantissimo. Allora, abbiamo fatto tante cose belle. Allora, senta, questa canzone è dedicata al Benevento. A una nostra squadra, ecco, che ci siamo molto affezionati al Benevento come squadra, i tifosi del Napoli apprezzano molto il gioco del Benevento, tifano anche per il Benevento quando va a vincere e battere soprattutto la Juventus. Che cosa gli dedichiamo, Mario? Allora, ci avviciniamo, sta finendo aprile, ci avviciniamo a maggio. Sì. Salvatore Di Giacomo si è spaziato bravo Mastella. Grazie veramente di cuore a Mario Maglione. Sempre Forza Napoli. E ci vediamo alla prossima. Ci vediamo sempre. La tua musica ci incanta e ci interessa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Onorevole Mastella, due canzoni bellissime, no? Intanto stavo vedendo una cosa che mi ricordavo, che avete detto che chi c'è dietro l'operazione finanziaria, c'è JP Morgan. Tenete conto che nel 2017, secondo il Wall Street Journal, era considerata JP Morgan una banca tra le più rischiose al mondo. Vi ricorderete anche che incappò la JP Morgan, come altre banche americane, nella crisi subprime, cioè questa forma un po' alterata di prestiti che venivano portati avanti. Cioè, non vorrei che incorresse la stessa situazione. Perché in questo momento non è che sia una condizione ottimale, perché la crisi è mondiale, quindi come tale la crisi economica, anche finanziaria, tutti stentano. Io non vedo dove va la copertura, la possibilità di incidere in maniera rilevante. Quindi ricordo che il 2017 JPMorgan è considerato con lo Street Journal come una banca a rischio sistemico sul piano del quadro mondiale. Hai domande, Nunzia, per l'onorevole Mastella? Sì, in realtà l'onorevole Marcella che è qui è in doppia veste, come dicevi tu, appunto parlavamo del Napoli e del Benevento, quindi io mi proietterei anche alle prossime partite, se tu sei d'accordo. Sì. Quindi andiamo proprio già alle prossime partite, quindi il Napoli, il Benevento, sindaco, io la chiamo sindaco, lei come le vede queste due partite, queste del Napoli che ovviamente hanno obiettivi diversi, quella del Napoli e quello del Benevento, Lazio ovviamente che è in corsa quanto il Napoli, e il Benevento che deve fare il suo. Il Napoli risarcisca rispetto alla sconfitta che abbiamo subito, diciamo, alla fine anche in maniera un po' particolare nel secondo tempo, dove ci siamo mossi abbastanza bene con Benevento rispetto alla Lazio. Per quanto riguarda domani sera, insomma, è una partita importante, che 32 punti il Genoa, 30 noi. Noi abbiamo perso alcuni punti in casa in modo un po' singolare. Abbiamo perso 2 punti col Torino, l'89esimo. Abbiamo perso con il Parma 2 punti, 91esimo, insomma, c'è un po' di leggerezza da questo punto di vista, altrimenti saremmo 4 punti più e 4 punti più in questo momento, deve essere una cosa importante. Fino ad ora ci ha accompagnato anche la fortuna, perché le squadre dietro tutte quante erano più in difficoltà di noi, però la vittoria del Cagliari, stupefacente la volontà del Cagliari di rifarsi, e l'aggancio del Torino, ma il Torino che deve avere insomma un atteggiamento molto più disteso del nostro, è riuscita, diciamo, ha recuperato fino anche Zazza, è quanto dire, insomma, non esiste più Zazza, ha fatto 6 gol dal Benevento in poi. Sì. E noi speriamo, per noi sono importanti le partite in casa, noi siamo andati quest'anno meglio in fuori casa che in casa, a parte l'eccezione storica della storia a Torino. È una squadra che può salvarsi, sindaco. Sindaco, noi la ringraziamo della sua disponibilità a parlare di calcio con noi da Napoli e ci rivediamo presto, magari, che ne so, a Napoli, a San Paolo. Grazie a me, che ogni tanto chiamo quando gli chiedo confidenzialmente alcune cose che lui non mi dice. Mo vi dovrei dire una cosa io, ma non ho capito nulla oggi. Oggi ho sentito De Laurentiis, ma li lascio così sospeso. Vi lascio sospeso l'ultimo a dire quello che ho detto. Vi saluto. No! Buonasera. No! Grazie. No! No. Cioè, in correttezza non posso dire. Ma l'ho sentito felice o infelice? No, era al solito, cioè molto arguto. Sul pezzo. Sì. Mi ha descritto la situazione anche dell'Europa, di questa forma
particolare, insomma, di un'Europa che stenta ad essere Europa come tale. Comunque, va bene, l'ho sentito al vecchio di Napoli, l'ho sentito. Se non lo sente lei, è chiaro che vi sentite, siete amici. Grazie, onorevole Mastella, alla prossima, un forte abbraccio da Napoli. Buona serata, grazie. Allora, andiamo da Marco, perché giovedì c'è la Lazio e Marco ha parlato di schieramento su palle inattive e copertura della profondità sul perno avversario. Sul perno, pensati, cosa bisogna fare per evitare la Lazio? E pensa che non ho voluto scrivere pivot per evitarti poi di dirmi ma Marco, ma tu dici che si chiama pivot? Si chiama pivot perché è mutuato dal basket, però dettagli. Allora, andiamo a vedere immediatamente, senza tergiversare, cosa va evitato. Cosa va evitato contro la Lazio, quello che non ha funzionato dal punto di vista difensivo con l'Inter. Qui è Fabian Ruiz che si perde completamente De Vrij, guardate come la marcatura salta sulla punizione di Eriksen. De Vrij fa un movimento anche molto semplice, molto banale, di attacco alla profondità con i difensori della Lazio o con Milinkovic-Savic. Questa roba due volte su tre si tramuta in un gol della Lazio. Anche in questa circostanza qui troppa distanza tra chi difende, tra Osimhen che tiene in gioco due giocatori dell'Inter e la capacità evidentemente di tenere la squadra compatta sulla palla inattiva, e poi il ruolo del perno della squadra avversaria, in questo caso Lukaku, ma ci sarà Immobile che evidentemente fungerà nello stesso tipo di gioco per larghi tratti della partita per la Lazio, che consente all'Inter di salire. In questo caso la Lazio anche gioca col centrocampo a 5, da un quinto all'altro si chiude l'azione, qui è Hakimi che va verso Darmian, non puoi consentire alla Lazio questo tipo di libertà, poi è l'azione che porta al gol di Eriksen. Insomma, le palle inattive, la capacità di difendere sul perno e sui quinti devono essere fondamentali per evitare che squadre come l'Inter e come la Lazio possano attaccarti. Luca Mascolo, Napoli-Lazio è una gara da tre punti per gli azzurri? Certamente sì, il Napoli l'ho visto in palla, l'ho visto maturo, l'ho visto consapevole, ha provato a portare a casa il punto contro l'Inter, non era facile, è stata una gara giocata con grande intelligenza tattica, spero che con la Lazio possano finalmente arrivare ai tre punti e possano arrivare con il gioco che abbiamo visto a tratti nella partita con l'Inter. Maurizio, tu conosci bene la Lazio, ci fai un flashback di questa squadra? È una squadra che appena può cerca e trova la profondità su Immobile. Immobile purtroppo si è sbloccato proprio domenica scorsa perché erano 8 partite che non segnava, quindi lo ritroveremo in palla. Però diciamo che Napoli ha tutti i numeri per vincerla questa partita, e soprattutto io ritengo, voglio sperare, non possiamo vedere gli allenamenti, ma credo che questa settimana con la squalifica di domenica scorsa abbia fatto bene a Lozano per ritrovare la forma, e quelli come lui che sugli esterni saltano l'uomo diventano fondamentali in questa partita. Tu che stai sempre tutto sulle formazioni, ci sarà turnover, ci saranno dei cambi rispetto a domenica scorsa? No, ma quello che ci si aspetta. L'unica cosa che volevo dire è che probabilmente la Lazio è l'unica squadra che ha veramente messo sotto il Napoli, senza se, senza ma, senza all'andata, attenuanti, nella gara dell'Olimpico, c'è stata una supremazia totale. E credo che forse sia stata l'unica serata in cui veramente non si possano muovere dei rimpianti. Chi gioca, secondo me gioca Mertens al posto di Osimhen, poi per il resto è semplice, perché giocherà Isai al posto di Mario Rui, e coppia centrale confermato per la gioia di Marco, confermato Manolas, e ritorna Lozano, che è il giocatore che è mancato tanto secondo me contro l'Inter, proprio per fare una variazione sul tema. Posso dire la mia sul Napoli-Inter? Non una bella partita, ma una buona partita però, sì, del Napoli, molto buona. Sì, volevo sapere anche da Antonio. Io penso che il Napoli è più forte della Lazio, quindi vincerà sicuramente. Io metto Napoli vincente. Chi sarà il giocatore determinante secondo te? Sempre Insigne? Insigne è informissimo. Per me Insigne è metà Napoli, per cui è un giocatore di spessore, un giocatore di livello internazionale. Certo che sì. Gioca sicuramente quel ruolo che non è soltanto di giocatore, ma è proprio di trascinatore. Un ruolo che per un po' è mancato nel Napoli. Questo va detto, questo ruolo che io ho sempre dato ad Hamsik. Per me era un po' Hamsik quello che era il trascinatore, a prescindere da quella che era la prestazione in campo. Ed oggi vediamo un Insigne che giustamente esce anche dal campo. Abbiamo visto anche delle reazioni, anche arrabbiato con la squadra, quando la squadra non ha dato il massimo, e che poi è stato un bel trascinatore.
giocatore. Vedremo, appunto, torno soltanto un attimo sulla formazione, vedremo Meret, ovviamente ancora tra i pali, questo Meret che quando sbaglia Ospina, diciamo, viene giustificato, quando sbaglia Meret sarà data a lui la colpa del gol dell'Inter, e quindi bisogna un attimo anche capire quanto adesso anche Meret senta un po' sotto pressione. Un po' ingrati a dare la colpa a Meret, sì, però, io ho letto da qualche parte perché la palla era davvero tesissima, data un po' la colpa a lui, magari se in quel caso ci fosse stato Spina forse a furor di popolo sarebbe stata data migliore colpa. Maurizio, posso dire la mia senza la presunzione di essere definitivo sul tema? Io credo che su quella palla lì ha fatto o lo fai prima il passo in avanti o non ci puoi mai arrivare, siccome gli assenti hanno sempre ragione, ci fosse stato Spina secondo me la smanacciava, la lasciava lì e c'era sempre qualcuno dell'Inter pronto, quindi non risolveva il problema. Quella palla la risolve l'unico che la risolve, invece si chiama, è bravo, vedi questa immagine dietro, vedi, questo bravo, è bravissimo, sì. E questo scatto è bravo, quello che avrebbe risolto quella situazione è uno solo, si chiama Donnarumma, è un altro livello di portiere, ragazzi. Ecco, è così. Lasciamoli queste belle immagini alle mie spalle, però lì è bravo nell'immagine che era dietro di te, sì, sullo scatto su Barella lì invece lì non lo so, per esempio se Ospina poteva fare quelle, intercettare. Vediamo alle nostre spalle le immagini con i due loghi, salutiamo i nostri sponsor, il Campus Principe di Napoli, e dalla parte destra e dalla parte sinistra c'è il Comune di Argerola, i nostri sponsor principali che ringraziamo per esserci vicino. Però Marco ci ricorda una cosa importante, ci ricorda che non c'è Demme, che sarà squalificato, e proprio su Demme ha fatto un'analisi dei suoi movimenti e come supplire all'assenza di Demme. Marco, perché il Napoli parte con secondo me un handicap molto grave: far fronte ad uno dei migliori centrocampi della Serie A, quello formato da Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, non è semplice per nessuno, soprattutto per una squadra che deve fare a meno del dinamismo di quest'uomo qui. Faccio partire le immagini dedicate a Diego Demme, perché è davvero un uomo che, guardate qui, legge l'azione in un modo straordinario, capisce dove deve andare prima degli altri. I due centrali sono tutti e due posizionati male, lui è l'uomo che va ad anticipare Lukaku e a togliere quello che è un 1-1 scontato. Poi anche qui la lettura corretta dell'azione è sempre perfetta da parte di Demme, poi lascia che il pallone non va a buon fine, ma lui sa dove deve stare e copre il campo con una rapidità disarmante. Guardate quanti metri recupera su uno come Romelu Lukaku, che non è esattamente lento, la capacità di rallentare la progressione di Lukaku, che è una bestia fisicamente ovviamente rispetto a Demme, sono elementi determinanti, elementi che Bakayoko oggi non garantisce, e che in un centrocampo, in una partita chiave per la stagione del Napoli come quella di giovedì, è evidente di cui si ha bisogno. Mascolo, è una grave perdita quella di Demme, domenica? No, giovedì. Giovedì, chiedo scusa. Penso proprio di sì, Demme... quello che dà sicurezza a Fabian è quello che riesce ad equilibrare il centrocampo, quindi la sua assenza si farà sentire molto. Con chi lo sostituiresti Demme, Antonio? Io penso che Demme è un po' l'ago della bilancia del Napoli, non te lo so dire. Con Bakayoko? No, con Elmas? Mi piace Elmas, lo vedo giovane, Elmas, più voglioso, più desideroso di fare, più desideroso di mettersi, e poi è giovane e fresco. Ci sono notizie su questo Elmas da titolare? No, io le prove le fa sempre il giorno prima, quindi domani. Quindi lo farà domani, vedremo, ma io credo che per una questione di equilibrio Bakayoko dovrebbe giocare, partirà da Bakayoko. Sicuramente le caratteristiche, come diceva Marco, sono diverse, però credo che per l'equilibrio della squadra sia più importante. Giusto, giusto, non c'è. Certo, sì, assolutamente, appunto sono d'accordo, perdere un ago della bilancia in una partita che può essere importante come quella contro la Lazio mette Gattuso a fare di necessità virtù. Conferma Tormina? Cosa? Bakayoko? Parlava un Bakayoko, posso ridere. Se me lo glielo chiediamo domani verso le 4:30, magari c'è qualcosa di più. Gioca a Bakayoko. Gioca a Bakayoko. Allora è una sentenza. Timbro. Timbro di Tormina su Bakayoko. L'ha detto Nicito, però non l'ho detto io. No, sì, io però tu confermi. Ma così, ma perché l'ha detto Nicito? Ma era anche distratto. Non ce la faccio a smentirlo mai. Ecco, l'arbitro è Di Bello. Non entriamo in polemica. L'arbitro è Di Bello. E qui vuoi entrare in polemica? Al VAR. Ma voi sapete che io come la penso. Se uno di quelli che ha incominciato a lamentarsi di Mazzoleni al VAR... già appena 10 l'ha chiamato per dire guarda, vieni a vedere il rigore, non è rigore, ha fatto bene, non era rigore, va benissimo, signor Mazzoleni, nessun perché problema, era rigore per te, non è rigore. Ci fermiamo un attimo, c'è un fallo su Insigne che però grida vendetta, sì, va bene. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, poi torniamo, perché donne
vogliamo sempre dire, non è arrivato l'arrotino. Eccoci nuovamente collegati con TV Luna Studio A, stiamo parlando del Napoli, stiamo parlando anche delle ultimissime. Marco, mi dai un flash sulle ultimissime in funzione della Superlega? Ma perché si pensava che Florentino Perez, presidente del Real Madrid, grande sponsor della Superlega, potesse intervenire in TV, in una TV spagnola alle 23.30, in realtà alle 23.30 è stato convocato d'urgenza da parte degli 11 altri delegati della Superlega, riunione d'urgenza 23.30, come si legge su Gazzetta.it, potrebbe addirittura determinarsi lo scioglimento della Superlega. Notizia che arriva dalla Gazzetta.it, Maurizio, ma soprattutto voi che cosa pensate che viene fuori da questa riunione secondo voi? Vabbè, ora non possiamo fare pure i maghi. Vediamo gli scenari. Gli scenari è come, tornando alla metafora delle cosche, è come la cosca che tenta il blitz per uccidere gli avversari, non c'è riuscita e adesso il regolamento di conti è anche interno, quindi forse si sta sbagliando qualcosa, tempi. C'è un altro... Nunzia prima diceva giustamente ci siamo liberati un po' per un paio di giorni dei virologi dalla televisione e c'è un altro aspetto mai successo nella storia dell'Unità d'Italia, per la prima volta tutta la politica italiana è d'accordo contro la Superlega, Parlamento compreso, non è mai successo per nessun motivo al mondo, quindi anche questo qua prendiamola a ridere. Tu parli del calcio, scusate, voi parlate della politica italiana, ma parliamo di quello che sta avvenendo in Europa. Abbiamo messo d'accordo il Regno Unito con la Germania, con la Francia. Ma bello che ci vogliono vedere. La Super League ce la vogliono vendere come grande campionato europeo formato da 6 squadre che sono fuori dall'Europa. Scusa, no, è fuori dall'Unione Europea, non fuori dall'Europa. Attenzione, l'Europa è fatta anche di paesi. Politicamente. No, ma appunto è questo. Vabbè, io l'ho detto ovviamente in maniera ironica, ma è chiaro che una cosa del genere, che come abbiamo visto ha dei punti molto dubbiosi su quello che può succedere per quanto riguarda poi i vari tornei nazionali, per quello che può succedere ad entrare in questo in questa Superlega, e anche i motivi, perché l'abbiamo visto, abbiamo visto che da che cosa viene JP Morgan, abbiamo visto quali sono le situazioni anche finanziarie, appunto sembrava un gesto disperato, l'ultimo gesto disperato di questi club, e appunto adesso ci mostra. Abbiamo iniziato questa trasmissione alle 9 come apertura alla Superlega, siamo alle 10, pare che praticamente si sia già finito. Che vuol dire? Abbiamo ritrovato un'Europa unita. Abbiamo ritrovato, grazie al calcio, grazie allo sport, l'Europa si è ricompattata. Si sta ricompattando. Ci voleva la Superliga. Sì, poco fa il sindaco di Genova giustamente parlava delle questioni delle banche dietro, eccetera. Non dimentichiamo, sempre come fatto cronistico, che nel 2015 è saltata la cupola, parlo di cupola perché tale era, di FIFA e UEFA. Blatter si è dovuto dimettere, ne hanno arrestati parecchi, cioè li hanno trovati coi soldi nel sacco, cioè non è che stiamo parlando di inchiesta americana. Non solo, e si è dovuto dimettere allora Platini, perché c'era di mezzo 1,5 milioni che non si capiva, che ballava fra FIFA e UEFA, ma non si capiva. Quindi sono... Chi è arrivato adesso fa parte di una nuova cosca, mi dispiace dirlo, ma certo, è così. Seferin sta cercando di difendere degli altri interessi, ma... Di buoni non però se ne vedono in giro. Fare una domanda e una risposta flash. Nel basket, qualche anno fa, si riuscì a fare questa operazione con una lega parallela a quella attuale e sono andati avanti nel tempo. È una cosa diversa, però è una cosa diversa. L'Euroleague non... Cioè, l'egemonia UEFA-FIFA è egemonia. Cioè, chi ha il potere cerca di prenderselo tutto, ma soprattutto non ha visione. Cioè, non c'è visione in questo calcio, per cui è soltanto un calcio che cerca il business, e quello non sarebbe illegale, ma è come lo cerchi, come lo persegui, chiaro, e per chi lo persegui. Non è più sport quello che stiamo vedendo. Posso dirti la mia? Secondo me, se fosse divenuto anche uno scontro di natura legale, io non credo che i club che abbiamo definito scissionisti avrebbero perso. Io non sono così convinto. Però sono convinto che si stiano rendendo conto che il danno all'immagine che stanno avendo in queste ore è drammaticamente spropositato rispetto a quello che loro avevano pensato sarebbe successo. Il danno che loro non si sono resi conto, i manager di queste società, è che il calcio è un collante generazionale, è qualcosa che la gente ha furor di rivolta, diciamo, con i tifosi inglesi fuori dagli stadi, con i giocatori inglesi che sono costretti a radunarsi per spiegare che loro non ne sapevano nulla. Significa che il calcio è qualcosa di diverso dai conti di bilancio, come vogliono vendercelo loro. Un flash da Genova su questo argomento? Ma è sicuramente il calcio... Lo dicevo prima,
lo avete detto più volte voi, il calcio è sicuramente qualcosa di diverso, però questa è l'occasione per tentare, secondo me, di rimettere in sesto il sistema calcio. Maurizio l'ha detto bene, non ci sono buoni e cattivi in questa storia, la FIFA e la UEFA sono una nuova banda, ma sempre banda sono. Andrebbe rifondato partendo dalle fondamenta. Prima il sindaco Mastella diceva che la Federcalcio distribuisce i soldi alle società minori. Io non ho mai visto arrivare un euro dalla Federcalcio o dalla Lega alle società di prima categoria, di seconda categoria, di promozione. Anzi, sono le società che devono contribuire pagando fior di quattrini alla federazione per partecipare ai campionati, né certo. Tantomeno vedo attenzione da parte della federazione rispetto ai vivai, alle scuole calcio, che sarebbero le cose più importanti da sostenere, né vedo attenzione rispetto a, che ne so, ai collaudi degli impianti sportivi, che vengono pagati fior di migliaia di euro alla Lega per ottenere le omologazioni e così via. Quindi il sistema calcio andrebbe rifondato dando una mano veramente ai piccoli, agli appassionati, a chi segue il calcio per passione, certo, domenica certo. su domenica o giorno per giorno o sui campi di periferia a guardare i ragazzini che giocano. Sì, non riesco a capire io poi perché la UEFA e la FIFA non riescono a trovare i soldi che magari incentiverebbero ancora di più le società, e le trovano 12 squadre che si mettono insieme e vogliono fare cose che poi stanno vedendo a sbretolarsi. Scusami Angelo, ma questo è abbastanza evidente, l'ho detto nel mio primo intervento. Loro stanno copiando il meccanismo americano del basket, della Superlega di basket, Superlega di football americano. È quel sistema, il sistema chiuso fatto da sempre le stesse società che traina poi tutto il sistema inferiore, elargendo contributi a tutte le leghe universitarie. In America le squadre che rifiscono queste grandi società sono quelle che vengono dai campus universitari. In Europa questo lo vedo molto più complicato, e soprattutto lo vedo molto più complicato nel calcio. Certo, è molto ottimista la posizione del dire speriamo che questo serva a ridare vigore eccetera. Purtroppo l'idea del calcio romantico secondo me è un'idea che abbiamo dovuto passata. E questa è una brutta pagina, guarda, perché se alle 23:30 davvero poi si dovesse sciogliere tutto e capire che tutta una bolla e che tutto è finito, paradossalmente sarebbe anche una brutta pagina. Però Nunzia, Luca, il calcio romantico non è che finisce con la Superlega, è già finito. Appunto, da tempo. Questa Serie A, prima il sindaco Mastella ricordava i grandi scontri, ma già il calcio di Serie A è assolutamente sproporzionato nelle forze, nella distribuzione delle risorse. Si parla tanto della NBA, ma poi in realtà la NBA è uno sport dove le più forti aiutano sempre le più deboli. Ogni anno c'è un grande riequilibrio anche economico delle risorse. Pare che qui si parli della però stessa cosa. C'è da dire che nel disegno di progetto c'era un ristoro per le squadre più minori. La mutualità nei confronti di fammi andare da Marco un attimo. Federazioni. Fammi andare da Marco un attimo, perché i tifosi poi in questo marasma. Giovedì, stanno davanti al televisore, vogliono sapere come si batte questa Lazio, la fase offensiva, la fase difensiva. Qua ci vogliono i tre punti, Marco. Ci vogliono i tre punti, ma non sarà un'impresa semplice, perché la Lazio è squadra molto forte che ha dato dispiacere al Benevento del sindaco Mastella. Faccio subito partire le immagini col supporto della regia. La Lazio attacca sempre con 7 uomini, ovvero i 3 d'attacco più 2 esterni più 2 centrocampisti. Questa è la rete di Immobile su una ripartenza rapidissima della Lazio, ma altresì la Lazio è squadra che va a fare questo recupero palla con 7 uomini. Simone Inzaghi ha dato alla Lazio una grande capacità, quella di fare grande densità in zona palla e di ripartire ad elastico.
gioco, come in questo modo qui, ovvero con Correa ed Immobile, gli uomini che stanno a occupare lo spazio meglio di chiunque in Serie A, che stanno a incrociarsi anche in questo modo qui, e evidentemente trovare la via del gol. Ultima chiave è la fisicità della Lazio, che è dirimente e dirompente. Ad esempio Milinkovic-Savic, che di testa stacca così e risolve la partita con il Verona. Fase difensiva della Lazio, brevemente, perché non è perfetta. Il Napoli può evidentemente andare a scuotere dalle fondamenta la Lazio. Qui per esempio Adolfo Gajić, che fa da perno per la manovra offensiva del Benevento, il Benevento che sfrutta l'ampiezza. La Lazio non sempre riesce a coprire gli spazi con il giusto timing, e allora accade che il Benevento può trovare una conclusione. Vediamo un ultimo frame che è dedicato al primo gol del Benevento. Doppia pressione, questo è fondamentale, per questa la presenza di Demme sarebbe stata quanto mai importante in questa partita, raddoppiare il portatore della Lazio, non dargli soluzioni, e poi ad esempio come in questo caso qui con Improta, un gol davvero bellissimo. A te Angelo. Maurizio, come cambia la Lazio in casa e la Lazio fuori casa? Non cambia, non influisce molto quest'anno il fattore campo, perché non essendoci pubblico cambia poco. Quello che secondo me può essere importante è che è il Benevento, che ha fatto un ottimo secondo tempo, tra l'altro sotto, con un campo che è diventato pesante a Roma, e la Lazio degli ultimi 20 minuti era davvero in difficoltà fisica, non riusciva a uscire dalla propria area contro una squadra, il Benevento volenterosa, ma che ha uno dei peggiori attacchi della Serie A. Quindi Nunzia, la Lazio invece ha le stesse motivazioni del Napoli, deve anche recuperare una gara col Torino. Beh, ma questo è sicuro, che il Napoli e la Lazio se la giochino ad armi pari, a grinta pari, questo è sicuro. Però appunto, se il Napoli riesce, come ha fatto con gli ultimi 15 minuti anche dell'Inter, a dare un'impronta così alla Lazio e imporsi sin da subito, il Napoli ha quella motivazione e quella grinta, e anche i numeri, perché poi il Napoli i numeri ce li ha e può farcela. Pino, è un Napoli dipendente da Insigne? No, no, assolutamente, è un Napoli che dipende molto dalla propria qualità, la qualità del gioco che riesce ad imporre in ogni partita. È una squadra che ha imparato anche, e mi è piaciuta tanto contro l'Inter, proprio per la sua capacità di capire che certe partite, se non le puoi vincere, le devi controllare, non è che devi buttarti in avanti per tentare il suicidio. E questa mentalità in questa parte finale della stagione sarà importante. Confermeresti Gattuso? Sì, l'ultimo Gattuso sì. Perché? È perché ha dimostrato concretezza. Lui è stato distratto dalle troppe voci che ci sono state in giro. Forse anche tanti infortuni. Forse troppe, eccessive che voci. Che abbiamo avuto. Se l'avessero lasciato lavorare più in tranquillità, avrebbe potuto fare molto meglio. Sindaco Mascolo, se le parlo di Imma Gentile, che nella storia del basket è la sorella di Nando Gentile, campione d'Italia lui e campione d'Italia lei, ma a Gerola che cosa mi dice? Mi dice una cosa bellissima: è una realtà nata da poco, un'azienda agrituristica super panoramica, in cui gli operatori sono due persone che sono alla cura della terra, all'allevamento degli animali da cortile e da casa, e sanno trasformarli sapientemente come in tutte le case agerolesi, e sanno soprattutto mettere in mostra quella che è la dote migliore degli agerolesi: l'accoglienza, la disponibilità, la capacità di poter far arrivare persone da tutto il mondo che vengono ad apprezzare i nostri ritmi lenti, i nostri ritmi simbiotici con la natura, i nostri ritmi immersi in una dimensione che a dire paradisiaca è poco. E allora, donne, carta e penna subito per guardare la ricetta di oggi, perché Luigi Mannini è andato all'agriturismo, il casale del contadino, dove ha potuto assistere alla realizzazione del risotto, lardo e castagne. Vi aspettiamo, sempre questa parola si chiude. Speriamo che possiate riaprire presto. Antonio, giusto. Aspetta un po', perché qua aspettiamo di andare ad Agerola, però vogliamo andare anche al Gambrinus. Questo Gambrinus quando riapre? Ma noi stiamo aspettando che le condizioni siano favorevoli, perché noi siamo un'azienda un poco al di fuori di quelli che sono i canoni normali del commercio. Noi in effetti esportiamo e vendiamo tradizioni, sentimenti. Da me dal Gambrino si vede per gustare solo il caffè. È un ambiente dove ti fa sognare, dove ti fa pensare, e quindi i canoni del commercio
non sempre ci ritroviamo riscontrati nella nostra attività, quindi bisogna che ci siano le condizioni ottimali per poter operare. Ci abbiamo 45 persone a lavorare, per un bar 45 persone sono tante. Mascolo, ci manca il Gambrinus, vero? Molto, molto. Molto, molto, molto. Io penso che ho sempre detto che il Gambrinus è l'ambasciata di Agero a Napoli. Vero. Mi onoro di essere amico di Antonio, di tutti gli amici del Gambrinus, che ricambiano con affetto, devo dire, molto, ma molto intenso questa amicizia. Non manco di passarci quando sono in zona. Mi manca molto, ecco, l'ho detto, sì, veramente, anche ad Antonio. Manca orgoglioso di essere amico degli Agerolesi, orgoglioso di essere amico vostri. Molto bella questa. E dopo questa carambata che abbiamo visto in diretta. Ma fece notizia alla chiusura del Gambrinus. Ma quindi quando riaprite? Quando ci saranno le condizioni per riaprire questo? Ma io credo tra una quindicina di giorni. Quindi dopo il 26 non riaprite? No, non ci sono le condizioni per noi. Mancherebbe la convivialità tipica del Gambrinus. Ma ci mancano i turisti. Noi gestiamo sui grandi numeri, sui grossi numeri, la molteplicità delle persone. Poi, quindi ci mancano gli elementi essenziali, che il Covid lotta all'assembramento, e quindi noi la nostra forza è l'assembramento, è la continuità. Ma poi voglio però dire una cosa che forse non tutti sanno. Voi sapete che durante il periodo di chiusura però il Gambrinus ha sfornato decine, ma che dico, centinaia, ma che dico, migliaia di pastieri, casatieri, e quando ha spedito in tutto il mondo con la formula del takeaway. Abbiamo lavorato online, sì, con la takeaway, sì. Quindi pensate a tutti quelli che online hanno ordinato e hanno avuto in tutta Italia quello che forse non avrebbero potuto avere in tempi normali, se fosse stati sempre applicati al territorio sarebbe stato difficile organizzare, no? L'abbiamo spedito nel mondo, sì. Abbiamo fatto di necessità virtù. Si sono diversificato, ecco. Non potendo fare quello abbiamo dovuto fare altro. Ecco. Sindaco, la saluto. E naturalmente dico sempre lo stesso, ma quando ci vieni a trovare qui a Napoli? Martedì prossimo. È un mese che ha detto questo. Sì, non ci siamo, ci diamo assenti la prossima settimana. Martedì fatto prossimo, bene. Martedì prossimo, se Taormina mi dà il permesso, vi vengo a trovare. Ma sicuramente. Vediamo. La seconda cosa che volevo dire, guardate che il legame tra Gerola e il Gambrinus è un legame ancestrale, perché dovete sapere che il Gambrinus è stato fondato da un certo Abuzzo nel 1861. Questo Abuzzo era di origini agerolese. È vero, sindaco, è vero. Santo, bisogna farlo santo allora. Grazie sindaco, buona serata da Napoli. Ciao sindaco. Buonasera a voi, buonasera a tutti. C'era Pino che stava parlando, se lo credo. No, buonasera, grazie. No. Salutava affettuosamente. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli amici in studio, soprattutto un abbraccio affettuoso a tutti i telespettatori. Grazie. Pino, ciao. È finita? Sì. Pensavo ti chiedesse il pronostico al volo. Al prossimo è Napoli-Lazio. Non lo so, pensavo che chiedesse il pronostico. Vince facile il Napoli. Il Napoli ha un calendario che sembrava facile fino a qualche... Calma. Come? Calma. Che sembrava facile, ma io vedo che la lotta per la salvezza si è davvero molto rianimata con la risalita del Cagliari, e credo che c'è un bel po' da soffrire da qui alla fine della stagione. Avevamo detto, sembrava tutto semplice dopo Napoli-Torino, penso che non sia così. Nunzia, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, davvero, e io lo dico sempre, di buon augurio e forza Napoli. Bravo. Grazie anche a Maurizio Di Cita, la nostra saggezza. Esageriamo. Voglio dire la verità. Un saluto per i bimbi, ecco, saluti per i bimbi. Grazie anche al perché nostro... saggezza, voi non ho capito. Saggezza, i capelli bianchi. Taormina mi attacca, ragazzi. No, non è questa la saggezza. La saggezza, i capelli bianchi, l'uomo pagato. Tutti abbiamo gli occhiali, i capelli bianchi. Non siamo ancora saggi, no? La saggezza. Grazie, anche qui al Alberto. Mi sono molto divertito. Grazie, Antonio, veramente di cuore. Grazie. Grazie per quello che fai per Napoli, per come porti avanti, tra l'altro, la tua location è meta sempre di grandi artisti, grandi attori, Maurizio De Giovanni sempre di casa, le televisioni sono di casa.
Questa è la Napoli che vogliamo, la Napoli bella, pulita e soprattutto splendida. Grazie. Grazie, grazie. Per voi. Grazie anche a Marco Giordano, oggi ha fatto di straordinario. Hai ultime notizie dell'ultima ora? Semplicemente si sta aspettando quello che verrà fuori da questa riunione, da questo summit della Superliga convocato d'urgenza, Angelo. Bene, quindi naturalmente tutti gli aggiornamenti chiaramente li troverete poi domani sui giornali, che continuano a lavorare anche sul pezzo, chiaramente, per capire. Le forze dell'ordine hanno circondato la sede. Le forze, una bufala. È una bufala. Volevo ringraziare i nostri sponsor, Pino, in particolar modo anche il Principe di Napoli, il Campus, che ci accompagna tutto l'anno, ci ha accompagnato e ci accompagnerà fino alla fine della stagione. Ci sono grandi iniziative anche in itinere, per cui Teleluna sarà presente naturalmente oltre che nel ritiro, come sapete, alla grandissima, ma anche sui Monti Lattari, dove naturalmente il Comune di Reggio organizza festival e sentieri straordinari. Quindi vi invito a tenere d'occhio, oltre che la nostra emittente, anche i siti del Comune di Agerola, chiaramente del Principe di Napoli, che poi è l'università della cucina campana e non solo. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti, ringrazio la squadra tecnica di TV Luna, Scatozza, Biscardi e Trapolino e anche Carmine Pagano. Ci ritroviamo martedì prossimo, amici telespettatori, con Sentieri Azzurri, la trasmissione più azzurra che c'è. Buonasera.